ha fatto incetta di like e condivisioni il post del sindaco di Parma, nonché presidente del partito Italia in Comune, Federico Pizzarotti, all'indomani dell'esito del voto online dei pentastellati affidati alla piattaforma Rousseau. Salvini è salvo, ma il Movimento 5 Stelle non esiste più. Fresco di nomina come vice coordinatore di Italia in Comune, Michele Avaticchio commenta così il post, un partito che potrebbe rivelarsi un nuovo polo civico nel panorama politico italiano. Il problema dei 5 Stelle è che si stanno rendendo conto di una cosa è parlare e un'altra cosa è governare. E per dirla alla Federico Pizzarotti, ci si siede a un tavolo, si parla tanto, poi di fronte si ha un brutto nemico che si chiama realtà e con la realtà bisogna confrontarsi e possibilmente bisognerebbe confrontarsi prima di fare le promesse in campagna elettorale. Noi ci proponiamo come simbolo di una politica che parte da basso e quindi con la realtà si confronta tutti i giorni. È difficile sentire parlare un sindaco, un amministratore locale di cose che non si possono fare, proprio perché noi sappiamo, abbiamo proprio la testa, la mentalità di chi il giorno dopo, a cui il giorno dopo gli vengono chieste delle spiegazioni da parte dei cittadini. Un movimento pronto a scendere in campo anche per le prossime amministrative comunali a Bari, al fianco di Antonio De Caro. Ci siamo già espressi in un dialogo con Antonio De Caro, stiamo costituendo la lista Italia in Comune a Bari, sorprendentemente, perché non pensavamo di fare in tempo, visto che siamo partiti da poco, però stiamo sfruttando un po' l'entusiasmo del partito e piano piano si sta costruendo un gruppo interessante.